alziamo un pochino le gambe e andiamo con la testolina, scaldare la testolina, i muscoli del collo. Andiamo piano dietro, avanti, indietro, andiamo a destra e sinistra, piano, e torno, sinistra, e torno. Andiamo a muovere le spalle, rotazione delle spalle indietro, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, fino avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andiamo con le braccia grandi circonvoluzioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo avanti, avanti, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, lascio andare le braccia, apro e incrocio, apro e incrocio, apro e incrocio, apro e incrocio. Facciamo la stessa cosa, andiamo a incrociare dietro, apro e incrocio, apro e incrocio l'altro braccio, apro e incrocio, apro e incrocio, apro e incrocio, apro e incrocio, avanti. Apro e incrocio avanti, butto le braccia, le lascio andare e incrocio, sono molli, lascio andare, incrocio dietro, 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 prima un braccio poi l'altro, e lascio andare, sciolgo, apro e chiudo le mani, più le braccia, spalle e apro, spalle e apro, spalle e apro, tocco le spalle e apro, tocco le spalle e apro. Piuttosto veloce, è un movimento semplice. Alterniamo. Avanti insieme, avanti e torno, avanti e torno. Gli ultimi, alterniamo, uno avanti e uno torno, non fate cadere le braccia, rilassate le spalle, andiamo su, insieme, su, giù, su, giù, su, giù. Su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Quattro, tre, due e l'ultimo. E lascio andare. Ora, un semplice esercizio di coordinazione. Mani in vita, avanti la destra, ritorno in vita, avanti la sinistra, ritorno in vita, sulla destra mi fermo sulla spalla, sulla sinistra mi fermo sulla spalla, avanti destra, torno in vita, sinistra, torno in vita, destra, spalla, sinistra,
spalle. Avanti, indietro. Avanti, indietro. Su, spalla, su, spalla. Avanti, indietro. Avanti, indietro. Su, spalla, su, spalla. Più veloce, avanti. Avanti, su, su. Avanti, avanti, su, su. Avanti, avanti, su, su. Più veloce. Senza parlare, senza pensarci. E lascio andare. Oscillo le braccia avanti e indietro. Lascio andare le braccia morbide. Andiamo con le gambette. Molleggio e intanto oscillo le braccia. Le ginocchia vanno dritte, non vanno a chiudersi, i piedi sono dritti. Il peso del corpo è in centro. Le braccia cambiano. Morbide le braccia, lasciatele andare, le gambe sempre a piego e stendo. Di nuovo, avanti e indietro, avanti e indietro. Avanti e indietro. Di lato, prima un braccio, poi l'altro. E lascio andare. Marciamo e ci abbassiamo. Con le gambe molto piegate, alzo i piedi da terra, alzo i piedi, sono molto bassi e torno normale. Alziamo sempre i piedi da terra, di nuovo mi abbasso, giù, giù, sulle le gambe, forti le braccia, respiriamo sempre. Sciolgo le gambe, sciolgo. Apro, chiudo, apro, chiudo. Ancora, sempre due. Apro, chiudo.
4, 3, 2, andiamo dentro due volte, doppio stretchaccio, doppio stretchaccio, di nuovo, singolo, solo uno, a destra e a sinistra, 4, 3, 2, doppio, 2 a destra, 2 a sinistra, 2 a destra, ti riprendi dalla marcia, con la destra, 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 4, 3, 2, 3 passi sotto, 3, sotto, 3, sotto, andiamo a destra, apro e chiudo, poi a sinistra, apro e chiudo, faccio, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, doppio destra, doppio, 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 e ripetiamo tutto dall'inizio, marcia, 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 4, 3, 2, 3, passi sotto, 1, 2, 3, sotto, 1, 2, 3, sotto, 1, 2, 3, sotto, step singolo, andiamo a destra, apro, più, più, apro, più, apro, più, 4, 3, 2, doppio, andiamo a destra due volte, e a sinistra due volte. Tallone destro e sinistra, appoggio il tallone per terra, con le braccia, avanti e sotto, avanti e sotto, avanti e sotto, avanti e sotto, appoggio il tallone a terra, eh? Andiamo ad appoggiare il tallone fuori, fuori, sotto, fuori, sotto, fuori, sotto, le braccia, fuori, sotto. Teniamo su alti bene i gomiti, appoggio il tallone a terra, gli ultimi, 4, 3, 2, riprendiamo con i talloni avanti, 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 andiamo fuori, e fuori, fuori, destra, sinistra, destra, ancora avanti, si va con le braccia, avanti, 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 4, 3, 2, andiamo fuori, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, scusate, ogni tanto mi vanno a fare il soffresso. Marciamo un attimino, marcia,
ricordi delle braccia, il respiro. Ancora. Respiriamo. Apriamo le braccia. Solleviamo la gamba destra. Cerchiamo di stare un attimo in equilibrio. Se proprio non riusciamo a stare in equilibrio, possiamo prendere una sedia o appoggiarci anche a un tavolo. Andremo a stendere, spingo bene la pianta del piede e ripiego. Stendo la gamba, spingo la pianta e piego. 3 e su. 4 e su. 5 e su, 6 e qua, 7, 8, ancora 2, rimango, respiro e sciolgo, bene. Di nuovo sulle braccia, andiamo con la gamba sinistra, rimango sollevata, concentratevi, trovate un punto, e andiamo, spingo bene la pianta del piede, spingo la gamba e piego, 2 e piego, 3 e piego, 4, 5, 6, sulle braccia, 7, 8, 9 e 10. Rimango qui, respiriamo, equilibrio. E sciolgo. Sciolgo le gambe, lascio andare anche le braccia. Apro di nuovo le braccia, ripeto, se avete dei problemi di equilibrio potete prendere una sedia o appoggiarvi a un tavolo. Gamba destra, la teniamo fuori. Respiriamo. Senza far cadere la gamba, l'accompagno giù e ritorno su, accompagno il movimento, quindi non lascio cadere la gamba, gamba tesa, puntiamo il piede, forti le braccia, non fatele cadere, 8, 9 e rimango su, stringo, equilibrio, respiro, lascio andare, sciolgo le braccia, sciolgo, con la gamba sinistra la stessa cosa, apriamo le braccia, punto a terra la gamba sinistra, il ginocchio è teso, equilibrio, rimango un attimo, respiro, oh oh oh, e andiamo, l'accompagno giù e l'accompagno su, giù e su, respiriamo, e rimaniamo su qualche secondo, respiriamo, concentriamoci. Respiro, se ho bisogno apro e chiudo le mani, thank you.
i muscoli addominali. Spiego i movimenti che dobbiamo eseguire e poi li facciamo insieme. Vi chiederei di rimanere un attimo seduti ad osservarmi. Il primo che eseguiremo ha gambe piegate, piedi appoggiati per terra, le gambe sono leggermente divaricate. La schiena è ben appoggiata a terra, non è così, appoggiamo bene la schiena a terra. Le mani sono dietro la nuca, non tiriamo la testa e il collo, accompagniamo solo il movimento. Andremo a salire e a scendere. Quando salgo, butto fuori l'aria dalla bocca, quando scendo inspiro dal naso. Faremo un pochettino, poi cambieremo, andremo ad allungare le braccia verso le ginocchia. Se avete problemi di cervicali potete farlo con un braccio per accompagnare il movimento. Chi invece se la sente, tutte e due le braccia. Dopodiché, con la mano destra tocco il ginocchio sinistro e ritorno. Con la mano sinistra tocco il ginocchio destro e ritorno. Quindi abbiamo tre esercizi differenti, li faccio vedere nuovamente, un attimo solo. Il primo esercizio salgo e scendo normalmente. Salgo e scendo. Salgo e scendo. Il secondo esercizio, se riesco, allungo tutte e due le braccia. Allungo e torno. Se ho delle difficoltà, tengo una mano dietro la nuca. Il terzo esercizio, la mano destra va a toccare il ginocchio sinistro. La mano sinistra va a toccare il ginocchio destro. Direi che possiamo partire, quindi ci sdraiamo, gambe piegate, ascoltate il mio comando, comunque in tutto sono 16, i movimenti che dobbiamo eseguire per ogni sequenza sono 16. Ricordatevi sempre di respirare, quando salgo con le spalle butto fuori l'aria dalla bocca, quando scendo a terra inspiro con il naso. Pronti che andiamo! Schiaccio la schiena a terra e andiamo. Siamo a 9. Siamo a 10. Tre.
proviamo a ripetere la stessa sequenza, però questa volta con le gambe sollevate da terra, piegate verso il cielo o verso il soffitto. La stessa sequenza con le spalle, con le braccia, però le gambe sono su. Se riusciamo teniamo le gambe sollevate, se abbiamo delle difficoltà ripetiamo tutte e tre le sequenze con i piedi a terra. Ok? Faccio un attimo vedere il movimento delle tre sequenze, un attimo solo sdraiando. Le gambe sono un pochino piegate, saliamo e scendiamo, saliamo e scendiamo. La seconda sequenza prevedeva l'allungo delle braccia. La terza sequenza alterno, vado a toccare un piede e poi l'altro. Se non riesco a raggiungere il piede va bene anche la tibia. Pronti, posizioni, che andiamo insieme. Ci prepariamo sulle gambe piegate, mani dietro la nuca, ricordatevi di non tirare il collo, la testa, e andiamo. 16, 15, respiro, 14, 13, 2. Se avete la necessità abbassiamo un attimo le gambe. E le riportiamo su. Parto con la seconda sequenza, allungo le braccia. Si va. 16. 15. 14. 5, 2, abbasso un attimo le gambe a terra, 3, di nuovo sulle gambe, leggermente piegate, andremo a toccare con la mano destra la gamba sinistra. Andiamo, salgo e scendo, 15, 14, 13, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ginocchio al petto, abbraccio le gambe, riposo, respiro, rilasso. Torniamo nella posizione seduta. Eseguiamo una serie di esercizi di stretching e poi terminiamo la lezione. Gambe a farfallina, schiena dritta, se riusciamo mettiamo le mani sui piedi, altrimenti va bene anche sulle caviglie, respiriamo e teniamo la posizione, cercando di spingere bene le gambe verso il pavimento. Andremo ora a divaricare le gambe più che possiamo e se riusciamo andiamo ad appoggiare i gomiti a terra.
gamba piegata, se riusciamo sempre gamba spinta verso il pavimento e ci allunghiamo leggermente avanti se abbiamo delle difficoltà, oppure un pochino più avanti, oppure andiamo giù. Teniamo la posizione. E cambiamo gamba. Come vi dicevo, se riusciamo andiamo qua, piego le gambe, la schiena è curva, le gambe sono unite, i piedi sono uniti, abbraccio semplicemente le gambe e porto la fronte ad appoggiare.